Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza di quest'opera infrastrutturale e lo ribadisco per trasparenza nei confronti del Paese personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerata in tutti gli aspetti, non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Alla luce delle forti dubbi, delle forti perplessità sin qui emerse, credo che sia d'obbligo per chi si assume la responsabilità di una decisione che allo Stato non appare assolutamente convincente, procedere ad una interlocuzione con i partner di questo progetto, Francia e Commissione Europea, per condividere questi dubbi e queste perplessità. Però ci sono degli elementi negativi che nell'ambito di un'analisi costi-benefici superano e significativamente anche l'impatto di quelli positivi. Continuo a pensare che non ci siano rischi per gli esecutivi. Ora, il fatto che ci sia questa iniqua dal punto di vista economico ripartizione degli oneri finanziari è stato giustificato col fatto che la Francia nel tratto autostradale interno ha una tratta più lunga da ristrutturare. Noi invece la nostra tratta nazionale sarebbe più contenuta. Vero, però al momento non abbiamo ancora notizie delle opere nazionali francesi, non risultano almeno dalle prime verifiche fatte ancora progettate, cantierizzate, quindi è chiaro che allo Stato il criterio di finanziamento, di ripartizione dei finanziamenti non appare equo.